Eccoci qua, siamo tornati con una nuova video player review da parte di Mugnaz, dello staff di www.letsplayfif.it, la pagina Facebook è in descrizione. Oggi parleremo di Thomas Müller, altrimenti detto dai famosissimi e grandissimi cronisti di FIFA, Heinz Müller. Non chiedetemi perché. Comunque, questo giocatore, come ruoli preferiti, ha COC e di ATT. E la carta FUT è partita da un 84, arrivando fino a un 91. Prima era COC, adesso è ED. Una carta dai valori veramente altisonanti, cioè li vedi subito: 90 di velocità, 92 di tiro, 89 di passaggio e dribbling. Dici wow, wow. In ogni caso, ha avuto un più 6 di aumento per la velocità, più 13 per il tiro, più 11 per il passaggio e più 9 per il dribbling. Peccato che abbia 3 stelle skill. In ogni caso, partiamo subito con i pro e i contro. I contro. Questa volta vi dico che si sentono veramente troppo e influiscono troppo sul voto che ho dato a questo giocatore. Perché? Allora, tra i contro troviamo le 3 stelle skill, che per un giocatore che ha 89 di dribbling, almeno un 4 me lo sarei aspettato, soprattutto perché usarlo come esterno, bene o male, per rientrare, eccetera, eccetera, vorrei avere qualcosa di più. I work rates, alto e alto. E la cosa che mi ha fatto più venire prurita le mani è stata la posizione. Allora, loro mi dicono che lui ha una posizione di attacco di 87, quindi vuol dire che quando deve attaccare trova la sua posizione subito, è sempre lì dove deve essere. No, no, perché per via dei work rates e per via di non lo so cosa, probabilmente che come in game è dato come COC, lui si troverà sempre in mezzo al campo al posto che è al lato. Quindi noi l'abbiamo usato come ATD in un 5-2-1-2, mi pare, una roba del genere, 2-2-1, una roba del genere, in un tridente, e era sempre come COC. Ma figuratevi da ED a trovarlo sempre come centrocampista centrale, quando invece dovrebbe stare sulla fascia. Quindi vi lascerebbe un buco immenso. Passiamo però dai un po' ai pro. I pro, beh, si vedono 90 di velocità. Ah no, è vero, questo è un altro contro, mi ero dimenticato. 90 di velocità, mi veniva l'ansia a vederlo correre. Cioè, mi dicono che ha 90 di velocità, 91 per la precisione, quando non so, Totti che ha 20 meno è più veloce di lui, veramente. Comunque, i pro, controllo palla e agilità, che diciamo fanno passare un po' in secondo piano il fatto che lui abbia 3 stelle skill, perché come vedete riuscite sempre a muovermi negli spazi stretti, eccetera. Poi la sua caratteristica principale è il tiro, cioè finalizzazione 99, potenza tiro 99 e long shot 95. Insomma, questo è un giocatore che da fuori può risolvervi le partite. Poi ci sono anche i passaggi corti, quindi come regista, come sponda è veramente molto buono. In ogni caso, immagine riepilogativa, voto 5,5, per me non vale un 6. Vale più di 300.000? No, assolutamente, tanto vale prendersi il NIF che spendete 3.000, 4.000, quello che